La figlia della diva romana pubblica un post controverso scagliandosi contro la moda proposta da Re Giorgio. Ornella Muti sarà una delle star che affiancheranno Amadeus sul palco del Festival di Sanremo 2022, che inizierà martedì 1 febbraio per concludersi sabato 5. L'annuncio della presenza della diva 65enne romana lo ha fatto lo stesso conduttore pochi giorni fa, intervenendo al TG1. Nel frattempo il taglio del nastro della kermesse si avvicina e coloro che saliranno sull'Ariston stanno confezionando le proprie scelte in merito agli abbigliamenti da sfoggiare. La Muti avrebbe detto no a Sua Maestà Giorgio Armani, con il quale è amica e che spesso l'ha vestita. A rivelare la decisione dell'attrice è stata sua figlia, Nike Rivelli, che ha fatto a pezzi lo stilista con un controverso post social che sta già provocando parecchie polemiche in rete. Nike Rivelli ha fatto campeggiare una serie di foto in cui si vedono sua madre e Re Giorgio assieme. Di primo impatto pareva un omaggio allo stilista, ma il messaggio a corredo del post ha rivelato ben altro. Sta finendo un pezzo di storia. Questo Sanremo ci ha fatto capire tante cose. Addio vecchia moda, benvenuta eco fashion. Così ha esordito la figlia di Ornella Muti, che ha poi spiegato che lei e la madre sono assolutamente orgogliose di aver detto no ad Armani, siamo super fieri di aver rifiutato un look che non è in linea con le nostre scelte di oggi. Ci dispiace ma, anche no. Addio Giorgio Armani. Abbiamo optato per coloro che hanno capito l'importanza delle nostre scelte in un mondo che sta cambiando, scelte che vanno al di là delle vecchie amicizie, ha sottolineato la Rivelli. E ancora, l'amicizia a casa nostra vuol rispettare le decisioni altrui. Tutti coloro che vestiranno la mamma a Sanremo hanno proposto qualcosa di ecosostenibile che potesse piacere alla mamma, anche brand che non lo avevano mai fatto prima. Quindi ha concluso, questo Sanremo sarà pieno di novità, modernità e addio vecchiume. Evviva cancelletto post leather generation. Ornella Muti dai gioielli alle scarpe eco fashion. In fondo al post sono stati taggati lo stilista Francesco Scognamiglio e i brand Mio Moio, Ottica De Donno, Roger Vivier e German Or. Thank you.